Il gol di Moscelli dopo appena 2 minuti di gioco ha illuso tutti, il Brindisi si è rilassato e il Campobasso dopo 120 secondi ha ristabilito la parità con Murati. La squadra pugliese ha ripreso a macinar gioco su buoni ritmi, è stato un autentico forcing, il Brindisi anche nella ripresa ha chiuso il Campobasso nella propria area, ma lo sforzo è stato vano. La squadra pugliese ha contestato qualche decisione arbitrale e alla fine ha dovuto accontentarsi del pareggio per la squadra di Florimbi. Dopo 3 vittorie consecutive è arrivato il pareggio interno che la tiene comunque sempre in testa alla classifica con 10 punti insieme alla Latina, e domenica prossima altro impegno casalingo con il Lamezia.